bentornati eccoci qua tu per tu con vi attendeva vi attendeva per continuare così dopo eh, la maratona elettorale di ieri per continuare con i nostri approfondimenti sui temi che ci sono più cari insieme ai nostri ospiti in studio torna finalmente il nostro Amico della casa, amico dello Zen Habitat, dell'abitare eh, veramente in maniera eh, Zen, il nostro Stefano Grimelli. Ciao Maria Rosa, finalmente. Buonasera a tutti, finalmente sono tornato. Sei tornato carico <ride> e motivato? Eh, è tornato il nostro Grimelli con una puntata tutta verde. Tutta super green, eh. assolutamente super green, in tutti i sensi. Allora, eh, noi parliamo spesso, molto spesso, con i nostri telespettatori che sono parte attiva, che potranno fare le loro domande anche in questa puntata, come allo 0381-0914-51. Oppure 366 1188 002 per i vostri messaggi. Parliamo sempre di benessere abitativo, no? che poi si declina in mille sfaccettature che abbiamo ampiamente analizzato nel corso delle nostre puntate insieme. Anzi, andatevele a rivedere tutte quelle di Grimelli sul canale di YouTube di Milano Pavia TV. Adesso ne abbiamo veramente collezionate. Sono tante. più di venti di 20 pensate una vita una vita insieme ecco eh, c'è un nesso però fra benessere abitativo e piante sì assolutamente è, è proprio una parte fondamentale la pianta o comunque riportare le piante in casa ma non solo le piante proprio la parte verde eh, l'iconografia delle piante della natura con le texture con materiali ecco guarda questa foto io la trovo molto ah, ispirante, sì, certo, ti, perché se ti tu senti vedi lì c'è anche il, il materiale, ad esempio delle sedie o della, della seduta, del tavolino, perché riportare la natura in casa non è solo la pianta, non è solo con la pianta decorativa a livello estetico, ma è anche con il cibo, perciò riportare una dieta eh, ottimale, mediterranea, ma anche con il materiale eh, che ci ripropone, che è quello che dovremmo trovare in natura, in questo caso il legno, il bambù. Bene, allora questo è un ambiente per esempio dove spiccano le note del legno e spiccano tutte queste piante ecco diciamo che magari non tutte le case no, certo e non in quel modo lì nel senso che possiamo anche avere una singola pianta cioè non è che bisogna per forza eh, avere una giungla io in casa ne ho parecchie ogni tanto aumentano ogni tanto diminuiscono dipende l'anno scorso c'è stato un momento che c'è stato un grosso colpo di caldo un momento molto forte io in casa avevo molte talee e purtroppo non sono riuscito a mantenerle perché erano già comunque piante difficili da, da conservare. Erano in, in idroponica, le tenevo cioè in, nei vasetti di vetro eh, come una volta, non so se. Tu ti ricordi le zie e le nonne che avevano la patata nell'acqua, sì, ecco, sì. quella è l'idroponica, nel senso che è, eh, la pianta messa nella, direttamente nell'acqua. Eh, a un certo tutto. punto ha bollitola. Eh, eh, sono comunque morte, nel senso che il calore in casa era, era troppo. Eccessivo. Era eccessivo. Sì. Bisogna imparare a conoscere il proprio spazio e conoscere molto bene la pianta eh, che noi vogliamo mettere, perché spesso ci facciamo prendere dal fatto che siamo in un negozio di piante, ad esempio io eh, quando vado in un negozio. Di piante la vedo, dico ah, la porto a casa. Ma può venire a casa tua quella pianta? Devi conoscerla. Eh, che mh, Quanta cura devi, devi avere, gli devi dare, quanto tempo gli devi dedicare, e il terriccio se ce l'hai, se non ce l'hai, la luce adeguata, lo spazio adeguato perché se cresce, magari cresce in, non in orizzontale, cioè non in verticale, ma in orizzontale, dipende dai pianti. Quindi devi imparare a conoscere molto bene la pianta e andare a comprare la pianta che ti Lusta. serve, non quella che ti piace, che è diverso. Quindi per creare un benessere abitativo, prima dovete conoscere, perché altrimenti create uno stress. È come quando compri un vestito. Se no crei uno stress abitativo. Ma no, certo, diventa un clutter, no? Noi parliamo spesso di decluttering. Le piante, io lo insegno nei miei corsi, è un clutter. Che tanti mi dicono: ma come tu parli di casa eh, sostenibile, casa green, e dici che le piante sono un clutter. Sono un clutter se tu ti fai prendere dal consumismo o dalla moda del momento, quindi non è sostenibile. Compri una pianta, la porti in casa, ma la metti in un posto che non è adeguato alla pianta, quindi quella pianta soffre. Tu non stai creando vita, stai creando sofferenza e allora lì è un clutter. Però se torniamo. Per un secondo all'immagine di prima, no? di questo ambiente, ecco che veramente eh, si capisce senza tante parole sì. come benessere abitativo e piante in casa vadano eh, d'accordo. Sì, sì, è un punto perché, focale del benessere. Perché, proprio eh, che possa poi piacere o non piacere, però, sicuramente è un ambiente che ti dona serenità. Sì. Poi magari ti danno lo stress per annaffiarle, per sapere. Eh, vedi, allora dico, per quello, cioè, non facciamoci prendere da quello che noi vediamo perché su, eh, su Pinterest o comunque sui giornali di, di casa o quelli di moda eh, riguardanti l'architettura, la casa, adesso c'è molto il jungle, no? la house sì, jungle. Sì. Eh, sì, molto bella. Io ho una casa che ogni, quando vengono a trovarmi tutti mi dicono, no, ma siamo una giungla, perché ho molte piante, alcune sono molto vecchie, perciò sono cresciute molto. Ma a me piace, nel senso a me alzarmi prima la mattina perché le devo innaffiare alcune, non è un'incombenza, non è, parte non di è uno una stress. Allora, le piante quindi portano un impatto sia abitativo a livello di visione nell'ambiente eh, eh, che poi anche nelle persone, però cioè, fa bene tenerle in casa Assolutamente. Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto: noi eh, siamo nati, ci siamo evoluti, ci siamo sviluppati in natura non nelle case. Noi ti ricordo abbiamo fatto proprio anche una puntata su questo dove si parlava se eh, è nata prima la casa, quale stanza è nata prima e tutto. Noi siamo cresciuti e ci siamo evoluti in natura, perciò siamo abituati a essere eh, coperti eh, dal sole eh, eh, o dalla pioggia, dalle piante. Siamo abituati a, a dormirci sopra, ad appoggiarci a Rifugiarci, siamo abituati a rigenerarci nei boschi. No? In Giappone c'è un modo di dire che quando uno non sta bene eh, sia fisicamente che mentalmente, magari sai quando sei un po' giù di morale e oltretutto c'è un po' di febbre, va nel bosco a curarti. No? Perché si capisce, eh, c'è proprio questa, eh, questo modo di vedere che la natura ci può rigenerare. E ormai l'architettura, la biofilia eh, ultimamente le scienze, le neuroscienze ci hanno fatto vedere eh, che proprio riportare la natura in casa in tutte le sue sfumature, come abbiamo detto prima, cioè non solo la pianta in sé, ma con le forme della pianta, con i colori, con i profumi di quello che noi troviamo in natura, è rigenerante in casa. Però attenzione, non è che se domani andate a prendere una pianta la mettete in sala e dite eh, ma sono comunque stressato, c'è tutta una cosa da fare, il benessere abitativo fa parte, ci sono molti metodi, molte cose, l'abbiamo già detto, come tu hai anticipato all'inizio, non è solo una questione di verde e di piante in casa, c'è tutta un'accortezza da fare, sicuramente più cose si aggiungono verso il benessere abitativo, più si abbassa lo stress a livello ambientale. Allora eh, c'è una domanda. Federica ci chiede se è vero o è una credenza pop eh, che non si debbano tenere le piante in, in camera da letto. Dai. <ride> eh, me la fanno tutti questa domanda. Allora no, non, eh, non, non è vero che non si possono tenere. Tutto dipende da quante ne hai, eh, da quale hai, eh, se la casa la ha eh, a reggi eh, alla mattina. Io prima di andare a letto, ma non lo faccio solo perché ho le piante in camera a letto, in camera a letto ne ho cinque, cinque tipi di felci, adoro molto le felci, e ho questi cinque tipi di felci, alcune sono anche da molto tempo che ce le ho, sono anche molto grosse. Il, um... ma quindi hai delle stanze molto grosse, tu o ti fai no, largo? No, 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 fra... beh, ho una casa abbastanza larga, nel senso che non, eh, ho, ne ho due, uno su un comodino, dalla parte eh, di fianco dal mio, ne ho tre eh, sopra a, a un, un comò. Ho un comò molto lungo, un comò lungo due metri e mezzo e dall'altra parte ho un davanzale all'interno della finestra e ho altre due piccole felci. Eh, Li ho in casa, anche una appesa, perciò non sono neanche cinque, sono sei. Quante sono? E l, tutto dipende da come, eh, da come vivi la stanza, nel senso che io apro spesso la finestra, sia prima di andare a letto, ma perché fa proprio bene rigenerare l'aria, soprattutto d'inverno, perché con gli infissi che abbiamo adesso che non, che non, non, fan passare non fanno passare l'aria, eh, il riscaldamento, eh, il riscaldamento ci aiuta a produrre i VOC, che sono gli inquinanti che noi possiamo trovare in casa, insomma le polveri sottili, quindi è meglio areggiare eh, la zona prima di andare a letto, Prima, mentre ci prepariamo per andare a letto, aprire proprio pochissimo la finestra in maniera che ossigena l'ambiente, toglie l'umidità, toglie tutto quello che può nuocerci a, a, al, al buon dormire e idem la mattina, quando ci alziamo, come ci andiamo a preparare o fare colazione, a reggiare. in questo caso prendo la finestra bene. Non fanno male, nel senso non. Certo ripeto, se poi riempi la, la, la camera da letto di piante, magari piante che possono portare allergia a te. Eh, perché ogni pianta può portare allergia, che ne so se sei allergica a, 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 alla lavanda è meglio non tenerla, ecco, in una camera da letto dove la respiri. Chiudi la porta quando dormi, non apri mai le finestre, in questo caso il problema è come gestisci la stanza, non solo il fatto che ci siano le piante. Bene, quindi Federica sfatiamo il mito. Mettici, metti quello che vuoi. Tipo. Eh, ma perché dicevano che non andava bene? Perché dicono che portano via ossigeno, ma anche la persona che dorme a fianco a te ti porta via ossigeno. <ride> Quindi <ride> c'è gente che dorme anche con due o tre cani quando hanno i cani, i gatti sopra il, sopra il letto. E io ero uno di quello quando aveva gli animali. Perciò in una stanza eravamo più di una persona che toglieva l'ossigeno uno con l'altro. Okay, Quelle tre piante e ce non, la prendiamo con le piante? Togli, togli più ossigeno durante la notte una persona che una che pianta. Non una pianta, allora. Uh, le le um, piante in casa, parlavi prima uh, anche punto di concentrazione. Sì, di... perché il, um, un ambiente ben gestito, ad esempio come gli uffici o che cosa, se si inizia a, a, a riportare il benessere abitativo anche negli uffici, in questo caso non è un benessere abitativo ma è un benessere dell'ambiente, um, le piante eh, ci aiutano a riportare appunto... Tornando ah, al che bello, questo è un luogo di lavoro. Sì, questi sono tutti eh, uffici di nuova generazione. Vedi che si usa molte piante, ma proprio perché, ripeto, sul discorso che facevamo prima, noi siamo abituati a vivere nel verde, siamo abituati alle piante. Quindi riportiamo un ambiente che per noi è conosciuto a livello atavico e, e quindi ci riporta proprio. Eh, eh, ci abbassa lo stress una volta che si è abbassato lo stress è ovvio che siamo più concentrati cioè non è la pianta che ci porta concentrazione la pianta ci aiuta a portare ad abbassare lo stress ambientale non è uno stressore ambientale la pianta anzi è qualcosa che ci aiuta. guarda questi ah, uffici con tutte le piante intorno ovvio devono essere uffici ben illuminati eh, curati non è che metti la pianta e poi dopo non la consideri ecco. Ecco. la pianta eh, ha bisogno di luce, questa luce deve essere luce naturale. No? Assolutamente. Allora, le piante di appartamento, scusate, le piante di appartamento non esistono, non esistono le piante da interno, sono piante che noi adattiamo all'interno della nostra casa, ma non esiste la pianta da interno, anche perché le piante crescono in natura e la natura non è all'interno, è all'esterno. Come le, le piante di cui parlavamo prima, le felci sono adattate all'interno ma perché sono piante di sottobosco, quindi sono abituate già di loro ad avere poca luce non diretta e tutto. Quindi se la mettete su un terrazzo a piena luce tendenzialmente secca la, 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 la felce. No? Quindi tutto quello che noi possiamo mettere in casa, compreso piante anche con i fiori, sono tutte piante che comunque vivrebbero all'esterno. In appartamento hanno bisogno di, di, di luce, la giusta luce. Si parla che alcune hanno bisogno di una luce diretta, alcune una luce soffusa e, e, e altre di una luce si dice dilungata, nel senso che al massimo due o tre metri, ma comunque deve essere nella zona della finestra. Allora: finestre con sulle tapparelle. Eh, Simone ci chiede, ci dice eh, che praticamente gli hanno consigliato. Per alcune piante che lui beh, proprio inerentemente al fatto che tu stai dicendo adesso che le piante potenzialmente sarebbero tutte da esterno e non esistono piante da interno, perché ovviamente in natura non esistono piante da interno e le piante sarebbero tutte da esterno. Quando lui gli è capitato di avere delle piante un po' sofferenti in casa, che sembrava che non eh, fossero rigogliose, soprattutto piante che avrebbero dovuto far fiori e non ne fanno più, di far prendere loro uno shock termico, quindi di metterle fuori per qualche giorno e poi riportarle in casa. Può servire? Allora, io, ehm, beh, già la parola shock termico non è... Mm, non ti piace? No, nel senso che non è proprio così, eh, la, la, che mi richiama qualcosa di sano e eh, tutto. Allora, bisogna vedere eh, in che periodo tu lo metti fuori. Io adesso molte delle piante che ho ne, in casa le ho messe fuori, Quasi tutte io ho due balconi, uno che viene illuminato dal sole dalla mattina alle 7 fino al massimo alle 10, 9, mezza, 10, l'altro invece dalle 9 di mattina fino alla sera alle 7, 7 e mezza. Sull'altro balcone metto tutte piante che possono essere piante grasse, piante succulenti, piante che sono molto abituate a stare eh, esatto al sole. Ricordiamoci che, comunque, anche una pianta grassa, se riesce a vivere nel deserto, è perché comunque è a terra, non è in un vaso. Perché il vaso poi a volte magari mettiamo in un vaso di plastica, perciò la terra dentro non traspira, non gli mettiamo la, la, un terriccio giusto che magari c'è dentro la perlite, ci dovrebbe essere dentro una perlite, eh, ci dovrebbe essere l'argilla la, uh, espansa, insomma bisogna conoscerle molto bene sia il terriccio, il concime che l'esposizione. Io le sto mettendo, ma non è uno shock. Io le metto e le riprendo a ottobre. A fine, fine stagione fine st in questo periodo, sicuramente vedo che migliorano perché hanno una luce più naturale. Allora soprattutto praticamente... si rinforzano, scusa se ti interrompo, perché? Perché in natura il fusto si rinforza grazie al vento. Il vento lo muove come se noi facessimo quando facciamo ginnastica. Il fusto, anche i ramoscelli, tutto, si rinforzano quando. quando l'aria e il vento le continua a muovere, tendenzialmente tendono a rinforzarsi naturalmente. Non c'entra niente con le piante, però siccome ci sei tu oggi, eh, il nostro telespettatore Walter ha deciso di fare questa domanda. Che cosa ne pensi di chi dipinge frasi motivazionali sui muri di casa? Io la trovo una giargianata. <ride> Beh, sì, ti posso capire, diciamo <ride> Walter, ti posso capire. Allora è una moda, per fortuna sta scemando nel senso, io non credo nella motivazione della frase. Nel senso che ormai le neuroscienze ci hanno fatto capire che la motivazione non è nella frase o nel quello dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, ma è nell'avere un'abitudine costante nel tempo. Non è nel breve periodo, ma è nel macro periodo, nel senso nel più tempo, piuttosto poco, ma più tempo. E la frase motivazionale. Eh, se ti piace, soprattutto se ti serve, è come quando la gente che tiene, l'abbiamo già parlato, so che scriveranno dopo che lo dico, eh, tenere nell'armadio gli abiti di quando si era giovani di quattro tagli in meno dicendo eh, mi aiutano a dimagrire, c'è gente che ce li ha lì da vent'anni e non dimagrisce, quindi non è ma cioè, questa motivazione non la vedo così. Ecco, quindi cioè, appoggi il pensiero di Walter, non ti piacciono un granché neanche a ma te. No, Vabbè, se avete delle frasi. No, non è che è giusto o sbagliato. Se, se, tutto è, l'abbiamo già detto, il decluttering non si fa eh, su una cosa, su un numero o su un oggetto in sé, si fa su, eh, sull'utilità. Eh, se te le frasi motivazionali ti servono la vuoi tenere all'entrata e scrivere: dai, che ce la facciamo all'entrata. Se ti serve, io sono contento per te. Bisogna eh, valutare la casa, il caso insomma, se lo metti perché? Perché adesso fa. Cioè, insomma, te, non è più neanche tanto trendy esatto quindi meglio togli quindi eh, se, è, se è il caso di metterla in casa comunque Walter pi... hai fatto bene a alzare questo <ride> argomento allora eh, sento parlare di piante come pratica di mindfulness, cioè, sì. che cosa significa? Allora... A proposito di mode, no? Eh, beh, ma sai, adesso la mindfulness viene messa ovunque, viene appiccicata un po' ovunque, viene, insomma, eh, diciamo, non raccontata... Per quello che è. In questo caso, eh, alcuni la chiamano anche plant therapy, eh, è una moda: una visione del fatto che le piante ci possono aiutare a riportarci nell'adesso, cioè la mindfulness, comunque la meditazione, serve se ti aiuta a. A dimenticare eh, le, le preoccupazioni del passato e le preoccupazioni del futuro, no? cioè tu non sei mai nel presente perché sei sempre collegato con le paure, con la rabbia nel passato o nel futuro. La mindfulness o la meditazione, in questo caso io faccio quella zen ti deve aiutare a riportarti nel momento. No? Eh, ci sono proprio pratiche che ti insegnano quando lavi i piatti, devi lavare i piatti, che vuol dire che devi essere lì, non deve essere qualcosa che mentre lavi i piatti pensi devo portare il figlio, devo portare la moglie, la suocera e questo. No, allora vuol dire che tu non sei in quel momento. La plant therapy o la mindfulness legata alle piante è quello, crearsi una routine che ti deve distogliere dalle preoccupazioni, dalla rabbia, dalle paure, dalle ossessioni, insomma da quello che ti, eh, ti porta sempre via dal presente e inizi a gestire le piante, a pulirle, a coltivarle, a, a vedere se va bene, insomma eh, eh, hai un rapporto più, eh, più vero e più diretto e soprattutto ti deve aiutare a portarti nell'adesso. Se invece tu mentre lo fai, comunque la tua testa vaga, allora non sta funzionando, devi trovare la tua routine, perché ogni eh, via di potere, chiamiamola così, non va bene per chiunque, nel senso che ognuno di noi, lo yoga, fa bene a chi fa bene. Eh, le arti marziali, le, lo zen e tutto fa bene se ti fa bene, se no è una moda. Però adesso uscendo un attimo dal mindfulness, allora però. Eh, come ci suggerisce anche l'immagine che abbiamo appena visto, un'altra tendenza. Ecco, la prima ci si chiudeva nelle palestre, adesso la tendenza è quella di fare sempre attività fisica all'aperto e soprattutto nel verde, no anche in città andare a cercare. È proprio rigenerante, sì. ma questo è proprio no. le neuroscienze, gli studi lo stanno, lo stanno certificando. Ci sono le discipline orientali che ce lo dicono, lo yoga stesso ce lo dice da una vita, la feng shui, la medicina dell'habitat, la medicina tradizionale cinese, lo zen, il budo in generale. cioè le Tradizioni eh, delle arti marziali in generale hanno sempre spinto a riportarti in, in natura, in osservare natura. la natura. Alcuni tipi di arti marziali, alcune cose sono proprio l'osservanza degli animali in natura. E poi c'è anche da dire questa cosa: cioè, in realtà, visto che eh, parliamo di natura, 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 eh, le piante eh, lo sappiamo, migliorano la qualità dell'aria. Assolutamente. allora eh, devo fare un eh, una piccola parentesi, nel senso che adesso si parla molto, io vedo molti giornali che parlano che le, le, come si dice, le piante eh, ti, eh, purificano l'aria, quello è ovvio, certo le piante purificano l'aria, ma i test che si sono fatti, si sono fatti... Con delle stanze chiuse o comunque dei cubi chiusi con, hanno buttato dentro, ad esempio, non so, in questo caso mettiamo dentro la formaldeide sì. in, in quantità elevate. E hanno visto che alcune piante assorbivano molto più formaldeide di altre. Perciò in questo caso si dice che, che ne so, che la San Severia ripulisca l'aria da, eh, da, dalla formaldeide. Però in questo caso c'erano abbastanza piante in, una, in questo. Eh, questa scatola chiusa e la scatola era chiusa, quindi è ovvio che l'aria riciclata che era dentro lì si è purificata in quantità più elevate con alcune piante, ma non succede la stessa identica cosa in casa, perché noi in casa non siamo un cubo chiuso, non siamo sigillati, non siamo sigillati ma soprattutto non abbiamo quel numero di piante e non potremmo averlo perché allora sì che viviamo in una stanza che è a percorso con tutta la Sanseveria. Ma non esiste, nel senso che se hai tutte quelle sanseverie non hai mobili, se non hai mobili non hai più il problema della formaldeide. Non è più una casa. Eh, perciò eh, ripuliscono l'aria, ma qualunque pianta ripulisce l'aria. Non come ci viene detto spesso, que in quel caso posso assicurare che è una fake news. Guarda. Ecco, vedendo, la sanseveria in questo caso è quella che si vede in mezzo con la foglia molto appuntita. Vedendo il fatto che ci hai portato sto capendo e rivalutando l'importanza del vaso. Ah, guarda, ah, con me sfondi un portone. Tanta gente non lo valuta, invece, io adoro il vaso, fa parte dell'estetica della pianta e deve essere accompagnato. Cioè, quando eh, io li compro nei mercatini dell'usato, non in quelli chiusi, cioè non nei negozetti. A me piace andare alle fiere dell'usato, perché trovi l'altro giorno ho comprato due eh, zuppiere, eh, quelle in latta, sì. le ho pagate 2 euro l'una. Gli ho fatto i buchi e li ho messo dentro le piante, adesso ce li ho sul balcone. Tu vedi queste smaltate, eh, ce n'è una con eh, dei, dei disegni, una è completamente bianca, un po' rovinata. Le ho pagate 2 euro, le ho fatte diventare, le ho bucate perché comunque deve, eh, deve uscire l'acqua in esubero, se no marciscono le le radici, ma tu devi vedere sono dei vasi stupendi, con piante che io terrò comunque sempre fuori ma il vaso ha la sua funzione il vaso è, è la scarpa è un gioiello, non è un qualcosa nel vestito, no? Certo. e non è un qualcosa di diverso con i vasi si può arredare o se non è un vaso, un coprivaso a me piace molto il coprivaso, uso quasi sempre cesterie, mi piace proprio la cesteria come manufatto artigianale e tutto lo compro spesso nei mercatini degli usati perché ne trovi di alcuni molto belli a dei costi veramente irrisori una volta ne ho portati a casa 5 5 euro e ti dico scrivete, prendete appunti ma anche quando compro le piante per, per regalarle spesso il vaso eh, eh, il coprivaso lo compro nei mercatini di usato e mi, le costa, sì, ma mi costa meno della pianta che sto regalando. Molte volte le, non le compro le piante, perché ad esempio, adesso sto creando sul mio balcone. Eh, ho due, tipi di piante, ho due, due angoli, uno con degli alberi che ho preso in, in affido tramite un'associazione che dopo lei li va a ripiantare. Solo che non hanno il posto dove tenere i pianti. Perciò, ho un po' di alberi che stanno crescendo, eh, penso che l'anno prossimo li possa dare e Sento loro li tumare. ripiantano. E poi, su una panchina che ho fatto io con del legno di recupero, ho tutti dei vasetti che sto facendo delle piante per un asilo perché stanno riqualificando le zone comuni dell'asilo, vogliono mettere le piante e io sto facendo tutte delle talee con le piante. Ah, come mi piace questa Mi tuo piace l'idea che le mie piante abbiano Badano. sì, a sua volta vadano da Allora, adesso dobbiamo andare in pubblicità. Di okay. cosa parleremo dopo la pubblicità? È delle piante, cioè dopo oh, ci saranno pianta per pianta parleremo dove la possiamo mettere, come curarla. Preparatevi. Perché? Prendete appunti, pubblicità per noi. Torniamo in diretta, lo facciamo con il nostro Stefano Grimelli, il nostro specialista del benessere abitativo per una casa Zen. Questa sera tutto verde, perché stiamo parlando di piante e quindi, bando alle ciance, abbiamo ehm, promesso che nella seconda parte di trasmissione avremmo dato dei consigli specifici Sulle per piante. alcuni tipi di piante. <coughs> quindi, iniziamo a vedere alcune foto, ci dirai che piante sono e ci dirai come prendercene cura, sperando che in mezzo ci siano pure quelle che abbiamo in casa noi. Andiamo! <ride> Ma io ho cercato di prendere tutte le piante che sono le più comuni. Questa oh. per me è la regina questa delle tu, piante. proprio la adori? Ne eh, hai. Sì, io di questo è il Potos, non stavo dimenticando il nome, è il classico Potos. Eh. Eh. Questa a te piace perché va anche giù. Eh, questa, allora, In realtà in natura è un rampicante. Eh. È il, se tu la trovi in natura, eh, nelle zone. Dove cresce, ha le foglie molto grosse e fa anche dei fiori piccolini. In casa è veramente rarissimo che faccia dei fiori. Se qualcuno di voi che ci ascolta ha, ha fatto i fiori, ce lo dica perché eh, insomma è veramente un, un evento molto, è molto raro che fa i fiori in casa. Questo è il classico poto, Potos, che si chiama se non sbaglio, questa è, è la specie Marble Queen, è l, um, che è, l, è quella che hanno in casa tutti. Questa gli stacchi una foglia, la metti nell'acqua a fare le radici. Eh, io penso che il paese dove abito io chiunque abbia un mio potos perché io ho un, un potos che l'ho comprato penso vent'anni fa quando sono andato a abitare da eh, solo prendendo un potos la prossima volta ce l'ho ancora te, te lo porto ce l'ho ancora e continua a fare dei fili io ho tagliato dei fili lunghissimi 7 8 metri a, furi, a pezzettini li ho messi nell'acqua ce l'ha chiunque nel mio palazzo più o meno tutti ce l'hanno. Poi ne ho alcuni, le, un, uno ce l'ho uno tutto bianco che è Snow Queen che fa tutte le foglie bianche maculate, ce ne ho parecchie di, di parecchie specie diverse. Come si il potos? Il potos, guarda, l'ho messa per prima perché è la pianta proprio per, va bene anche per i ragazzi, per gli uomini che magari eh, vogliono mettere del verde in casa, per la gente che pensa di non avere il pollice verde e non esiste chi ha il pollice nero, è, è un pollice poco allenato ma si può allenare. Il, il potos va bene anche se hai poca luce, che non significa metterlo lontano dalla luce oppure uscire di casa, e tirare giù le tapparelle e tornare a casa la sera, perché ripeto, hanno bisogno di acqua e di luce, quelle sono le basi per una pianta, eh, però ripeto, può essere abbastanza distante da una, eh, da una finestra. Okay. E il, se fanno ogni tanto le foglie gialle, le potete staccare, se continuano a fare le foglie gialle, perché è vicino a una finestra dove voi tenete spesso aperto e entra la corrente d'aria quindi tendenzialmente può farle ingiallire le foglie però ripeto le potete staccare mettere alcuni rametti le mettete in, in acqua fa subito le radici fate vasi di vasi di vasi vi riempite la casa in giro di due o tre anni in giro di due o tre anni se iniziamo da questa sera Uh, abbiamo una casa come nell'immagine. Ma cercate, eh, scusa se ti interrompo. Cercate su internet. Allora, prima di tutto, compratele. Compratele nei fioristi, non andate nei centri, okay? andate nei piccoli negozietti. Il fiorista, tanto costano quei due o tre euro in più. Una pianta, però vi può anche consigliare il terreno giusto. Magari comprate il sottovaso, magari iniziate un'amicizia nuova con la persona, col fiorista la fiorista, insomma, aiutate i negozi di quartiere, tutto. O, se no, comunque su internet esistono tutti dei gruppi che si scambiano le talee. Questo fatelo non per prendere la prima talea, ma perché la prima talea ve la comprate la pianta, ma per scambiare le talee. Io così ho fatto e ho 5-6 tipi di specie di POTOS differenti scambiandoci le talee. Bene, andiamo avanti con la prossima pianta. Questo, è il, ah, ah, questo, bella, questo eh. è il falanghino, o se no lo chiamano la pianta ragno, perché eh, fa dei fili oltre queste foglie piccoline, questo lo puoi mettere benissimo anche fuori, sul balcone, io ad esempio adesso ce l'ho sul balcone, e le, stacchi da questi fili questi ceppini che sembrano dei ragni, li metti a, a, proprio sul terreno senza neanche infiarli. E ributta fuori, continua ah, a fare. Sì? sì, sì, questo si usa molto. Cioè, fa... A te piacciono le piante facili? No, in realtà no, ho anche delle piante un po' più difficili, però queste sono, queste sono anche oltretutto quelle che purificano di più l'ambiente in realtà come si chiama questo falanghino pure pianta ragno okay. cioè così che tu la vedi che c'è una striscia chiara con i lati più scuri o se no c'è anche il contrario la foglia i lati chiari e in mezzo la riga più, più chiara anche questo è molto semplice da, eh, da, da tenere Certo, è come il potus, fate finta che sia una sorta di potus, vicino alla luce, eh, ma anche così tanto vicino, eh, l'acqua glielo potete dare quando vedete, non aspettate che sia sofferente, insomma quando vedete che il terreno inizia a aver bisogno, non ci vuole un terreno particolare, basta metterci dentro anche un po' di argilla espansa. Perché io ricordo sempre che il terreno deve essere il più drenante possibile, anche se è una pianta che non lo richiede un terreno drenante, ma proprio perché eh, non, ci deve, non si deve formare l'acqua. Perché poi cosa succede? Si formano le muffe sul terreno. Quando vedete quelle chiazzettine bianche sul terreno vuol dire che non c'è abbastanza luce, il terreno non si asciuga bene e formano le muffe. Sotto quelle muffe si formano le uova di quei moscerini che noi abbiamo in casa. Domanda, Renato, questa pianta può essere tenuta anche fuori? Eh, il secondo, il falanghino sì, il potos no, è meglio di no. Aspetta, dipende dal potos. Il potos nasce in natura fuori, l'abbiamo già detto prima, ma non è un nostro tipo di pianta. Qua lo sbalzo termico della sera, la poca umidità può far soffrire il potos. Però se hai una zona ombreggiata, che ne so, un, quelli che vengono chiamati coperti, un bassone mi, il milanese, el, 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 che non c'è la luce diretta, allora sì, lo puoi mettere fuori. entrambi, questo e anche quell'altro. Andiamo avanti con la prossima pianta. La terza dovrebbe essere un filodendro, se non sbaglio. No, una felce di Boston. Ah, oh, la tua amata felce. La felce di Boston. Questa è la classica. Si vede in tutti i film americani perché funziona molto. È non è difficilissima da tenere, ma non è neanche facile, facile, dovete trovargli la sua posizione, una buona luce almeno la mattina. Eh, ma questa è la stessa felce che si trova in natura? No, questa si chiama felce di Boston. Una felce in natura ha le, è sempre una felce, ma ha le foglie molto più ampie, mm. eh, molto più larghe alla, alla parte eh, iniziale. Eh, questa invece è una foglia più stretta e più lunga, ce ne sono molti tipi di felce. Ma c'è un'esplosione di felicità molto bella. È stupenda, oltretutto non fanno i fiori, ma l'impollinazione. Viene fatta da delle eh, cose che ci sono al, al, nel, nel retro delle foglie. Senti. Eh, È un sempreverde questa. Sempreverde, dove si tiene? Eh, allora, eh, questa cresce appunto come dicevi te in natura: cresce all'ombra no, dei grandi alberi nelle zone umide perciò ci vuole un terreno drenante ma sempre ben umido e vicino alla luce soprattutto alla mattina io ce l'ho in camera da letto vicino, sul comodino cresce tanto? c'è bisogno di tanto spazio? no, io guarda ce l'ho da due anni, non è così non, non mi ha ancora ricoperto l'intero mm. comodino sei un po' invidioso però di quella <ride> di quella sì, beh, le felci sono stupende Cena a casa di amici, mi consigli una pianta da regalare per fare bella figura? Ok, allora prima di tutto ti consiglio di regalare una pianta se a loro piace la pianta, se no diventa un'incombenza perché? Per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, perché devono stargli dietro, devi. Eh, concimarla perciò devi comprare il concime giusto se devono trapiantarla devono avere un vaso devono avere un sottovaso devono avere il terreno giusto perciò a me fai molto piacere quando mi regali una pianta devi sapere che dall'altra parte ci deve essere lo, so lo stesso piacere perché sennò no, tu gli regali la pianta fai un'ottima figura perché è un ottimo gesto la pianta perché è vita la pianta il, eh, però dall'altra parte verrebbe messa chissà dove se invece una persona che tu dici boh, non lo so se gli può piacere o se è proprio portata, allora scaricati su internet una scheda di come si può ottenere quella pianta, quanta luce ci vuole, quale cose. Cioè, tu gli dai. Ma gli dici anche la plant therapy, quello di cui abbiamo parlato prima. Quindi il nome di questa pianta? Ma io ti direi un anturium o uno spatifillo, cioè una pianta con il, fiore, con il fiore, più che una pianta sempre solo verde. Oh. Perché il fiore, eccolo qua, questo è un anturium, io li adoro perché ci sono eh, così rossi, ci sono gli anturium bianchi, ci sono rosa. Eh, non comprare quelli con sopra i brillantini che... Eh, sono, no, sono orrendi, scusate se lo dico, ma li trovo proprio un kitsch. Eh, però una pianta da, con il fiore è di buon augurio. Proprio per il feng shui delle piante tu gli stai qual dando qualcosa che fiorisce. Che bello! Usiamo molto, diciamo molto bene le parole, hanno un senso. La pianta è vita, il fiore è frutto. Quindi tu gli stai regalando una vita che frutta, che fiorisce. Che fiorisce, certo, è un buon augurio. Anzi, ti dirò di più: se cerchi il mio libro dei furoshiki, c'è anche come fare il furoshiki quando porti le piante. Il furoshiki è un pacchetto fatto con la stoffa e nodi, eh? perciò è il più sostenibile possibile. Lo puoi fare anche con un canovaccio, metti un canovaccio. A livello di rombo, li metti la pianta in mezzo e con i vari nodi che puoi fare, ah, la regia ci ha messo subito il, il libro Furushiki, grazie mille. Esatto, puoi trovare il Furushiki adatto per portare una pianta, invece che la classica plastica trasparente che è insomma lascia il tempo che trova. Bene, eh, furoshiki è un sempreverde, eh, come eh, è nevergreen, Se to sì. torna sempre Allora utile. prima parlavamo dell'anturium, eh, grazie sì. all'amica che ci ha scritto, eh, è una pianta che va molto bene appunto nelle zone ad esempio eh, dove tu eh, stai con... Eh, le, ecco perché te l'ho consigliata, nelle zone living all'entrata proprio perché è un fiore. Quando entri oltre la pianta c'è un fiore, perciò ha proprio un buon feng shui, no? un buon, eh, una buona energia dell'habitat. Eh, se puoi, se è possibile, tenerla nella zona living, sala, sì, salotto. Bello. Perché eh, quando noi in natura ci ritrovavamo, ci ritrovavamo intorno alle piante con i fiori e questa ci aiuta molto. È una bellissima pianta. Che cosa ha bisogno? Eh, ha bisogno di abbastanza luce, non luce diretta, ha, ha bisogno di un, uh, di un terreno apposito perché è una pianta che in natura crescerebbe in una zona umida. E devi l... ma una volta che se ti piacciono le piante ti compri un po' di perlite che non sono altro che sassolini bianchi un po' di corteccia eh, tritata un po' di eh, argilla espansa poi ti fai il, il la tuo tua mix dose and match. esatto di solito un mix buono è 60-70% di terra e il restante è un mix di tutte queste cose qua ma devi mischiarle insieme o lasciarle sul fondo no no mischiarle insieme assolutamente io ho un catino ci butto Dentro la terra, quanta me ne serve? Che ne so, faccio tre eh, bicchieri di terra e un bicchiere eh, di perlite e un bicchiere di argilla espansa. Mischi tutto. Se, poi ci puoi se non vuoi avere eh, l'incombenza di, ehm, di continuare a metterci il concime settimanalmente o mensilmente, puoi comprare dei concimi che sono granuli. Lo butti dentro, c'è scritto sopra alla confezione quanta ne devi mettere, e così per sei mesi hai comunque il concime che si, si scioglie pian piano da solo. Quanta acqua ha bisogno? è no, eh, Buona, non è non tanta neanche poca. Devi, deve essere il terreno. Cubì. Non, cubì, quanto, devi guardare il terreno perché tutto dipende eh, da quanto è vicina alla luce. Nel senso che io ne ho due in casa di, di queste piante, ce n'è una vicino a una finestra. Quella si secca eh, molto di più, perciò io quella ogni mattina e ogni sera un goccino di acqua gliela do, l'altra gliela do un giorno sì, un giorno no. Ok. Andiamo avanti perché abbiamo un altro fiore esatto. Dopo lo spatifilo dovremmo avere lo spatifilo. Eccolo. Questa è una pianta ecco, molto bella. Io eh, ce l'ho finta. <ride> io ce l'ho in camera da letto. Forse IKEA di 15 anni fa. Eh, sì, sì. Se te lo ricordo. Eh, scusami, in bagno, volevo dire. Eh. Te lo ricordi? Sì, sì, anche sì, ce, ce l'aveva. Anche ce l'ho in bagno finto. No, no, io ce l'ho, eh, l'ho presa piccolina all'Ikea, vera, e, le, e ce l'ho da 4-5 anni adesso, e cresce sempre di più, mi fa i fiori, perché ah, sì. non è detto che poi se Infatti. non apro... I fiori è... è le, le preclude molto eh, dispendio di energia nella pianta, perciò se non ha abbastanza luce, se non ha un terreno buono, se non ha il giusto... Mi è fatto venire in mente che forse perché è il mio cruccio, è che mi regalano le piante col fiore giustamente quando vengono a cena e quant'altro. Poi, eh, quando muore il fiore, non me lo fanno più. È perché si vede che non ha le energie oh, adatte per ricreare il fiore. Allora in natura Mi la hai pianta decide. Ma devi venire in mente che forse è perché non le concimo. Non le concimi, magari non hanno il terreno non adatto. Lo sapevo che andavano. Non hanno me. la luce adatta, cioè magari è un mix di cose per cui il, eh, devi guardare. Magari il vaso è troppo piccolo. Ma non me le potevano portare ne, ne, già col terreno adatto? Già tutto posto. Nel vaso giusto. <ride> ma può, vedi. Stasera abbiamo imparato stasera una cosa so, nuova. Sappiamo che possiamo imparare. portare una cosa del genere alle amiche. Bene. Quindi, Poi. naturalmente, quando tu regali la pianta, fai già anche la personalizzazione col te. Allora, io non le regalo spesso ah. le piante, devo dire la verità: proprio per, per i consigli che ho detto prima alla ragazza che ha scritto: perché so che è un'incombenza, un molta gente non sa come curarli. E mi dispiace sapere che dopo va a morire una pianta, perché è come se avesse un rapporto di fiducia con la pianta, certo. io ti compro perché voglio dare un buon messaggio alla persona, ma se dall'altra parte non viene recepito la pianta muore, non gli sto facendo, è meglio che rimanga in negozio e venga comprata da qualcun altro. Senti, andiamo avanti perché forse abbiamo ancora una pianta. Eh, ne abbiamo due o tre. Ah, due o tre Allora, eh, quello sono le non pal palma, mette, Questa ce l'ho anch'io sul balcone. Sono le palmette, sì, anche tanti le mettono. Questa è una delle piante fuori. Sì, 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 una delle tante palmette che ci sono. Questa, ad esempio, la puoi mettere anche in ufficio perché cresce abbastanza, la puoi mettere in un angolo in sala, perché in sala nella zona living eh, vanno molto bene le piante che diventano alberi perché quando noi vivevamo in natura ci trovavamo intorno agli alberi, perciò ci ricorda una, una, un qualcosa che abbiamo già vissuto proprio. Eh, le, 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 a livello proprio atavico come si parlava prima. E questa pianta va molto bene nella zona living, negli uffici eh, o comunque nelle terrazze. Eh, tutto. Che manutenzione non ha è difficile da tenere, queste qua non sono difficili, va drenata molto, nel senso che il terreno va drenato molto, tanta acqua. lo sai che io ce l'ho fuori estate e inverno? Si sì, vedi? vedi, che funziona e sta bene. Sta bene, Veramente. è vera? Vera, vera, ah, okay. vera, vera. Forse perché non hanno fatto inverni particolarmente. Sì, perché... diciamo che l'inverno ancora non dobbiamo vederlo da due o tre anni, eh, però insomma, per, quello, quello. per come me lo ricordo io quando ero piccolino, gli inverni erano abbastanza. Poi il mio terrazzo è abbastanza protetto. No, va bene, no, no, va bene. Adesso mi stai facendo venire i dubbi, però no, sta bene in salute. Ogni tanto viene qualche ramo un po' giallino, ma poi si ripiglia. <ride> si riprende da solo? No, però provo a guardare, non so che concimi, se ci sono dei concimi adatti alle palmette e tutto. però basta magari prendere un concime per le piante verdi, o ah. se no quello che viene chiamato sangue di buio. Ah, bravo, adesso gli do un po' di nutriente Adesso è il periodo: assolutamente andiamo avanti. Eh, non so se abbiamo altre foto, se dovrebbe esserci. Il ficus benjamin ecco, il ficus benjamin questo, questo è un altro classicone classico però questo ti dico io l'ho portato stasera perché eh, eh, spesso sento alle persone che gli muore il ficus eh, ha bisogno cioè quando lo compriamo dove lo posizioniamo se è la posizione giusta eh, eh, cresce tantissimo. Ma dove il ficus che, da dove arriva? Questi penso dall'Oriente, penso che arrivino dall'Oriente. Il ficus benjamin. Poi ci sono diversi ficus, perché c'è il ficus lirata, che è quello che fa delle foglie, diventa un alberello con le foglie un po' più grandi. Il, questo è il ficus benjamin, oltretutto quello variegato. Perché poi c'è il ficus d'India, un'altra cosa. No, il ficus India è un <ride> cosa. Eh, questo è quello variegato, se non sbaglio. Eh, poi ci sono quelli con le foglie tutte verdi, ad esempio. Io ho in casa quello con le foglie tutte verdi. Mm. Però, come lo sposti di 10 cm ti ne perde tutto, ne risente tantissimo. È veramente: deve trovare, la, devi, devi trovare proprio: eh, deve avere tanta luce il ficus, non luce diretta. Ma tanta luce. Io, ad esempio, ce l'ho non di fronte alla finestra che dà sul balcone, ma di lato, perciò gli va molta luce, ma non diretta. Ma se lo sposto veramente un non centimetro, non perde tutte le foglie. Senti, e ad acqua come stiamo? Eh, terreno, le, le, ci deve essere. Io ci ho, me ho messo tanta argilla espansa, perciò quando gli metto l'acqua, tendenzialmente gli bagna le radici, però dopo defluisce. E dove eh, la fai defluire tutta quest'acqua? nei sottovasi. Ah. Nel sottovaso, sì, sì. Poi se tu non gliele metti tantissimo, il sottovaso mica si riempie, no? Perciò non è detto che magari come si riempie, cioè come va nel sottovaso, poi magari la riassorbe. Se dopo un'ora, due, eh, l'acqua non, non è riassorbita, è meglio toglierla. Non capito. Non peraltro, perché in questo periodo, se si hanno delle zanzare in casa, ci fanno le uova lì dentro. Pure? Eh beh, le zanzare fanno nell'acqua stagnante. Bene, male. Poi magari può puzzare perché diventa acqua eh, stagnante, stagnante con caldo, insomma, tutte queste cose qua. Va bene. Senti, noi praticamente non so se sono finite le immagini perché il tempo è finito. Giusto, se abbiamo ancora una foto la facciamo vedere no penso che non ci sia basta allora foto. guarda abbiamo fatto ah no ci sono quello delle gocce ah le goccine esatto, è vero perché se andiamo foto, via come qua. dobbiamo fare perché volevamo proprio parlarvi di questo nel senso che tanti siccome ce l'hanno già fatta la domanda quando avevamo parlato altre volte di sì di, quando di, andiamo via esatto quando andiamo via come faccio chi è che mi annaffia le piante allora esistono eh, in commercio anche di plastica noi stasera l'abbiamo portata in terracotta perché è sicuramente più sostenibile e più green sono dei piccoli coni dove noi ci infiliamo come vediamo nella foto, una bottiglia piena d'acqua, ricordiamoci che nel retro, nel culo diciamo così, concedetemi il termine della bottiglia, fateci dei piccoli fori perché sennò no dopo la, la non riesce sì, a, a, certo. a defluire l'acqua questo cono viene impiantato si beve d'acqua si, eh, si, si immerge di acqua viene impiantato nel terreno e a goccia a goccia rilascia l'acqua in terreno allora, noi abbiamo termine, ecco. è giusto il tempo dei saluti. Stefano Grimelli non scappa, con molto gusto sarà con noi anche il prossimo mese. Quindi, tutte le domande la prossima volta. Grazie di essere stato con grazie noi. Grazie a te, grazie a tutti. Buona serata. Lineal TG.